Buonasera a tutti, ben ritrovati con questo panel pomeridiano del Festival di Limes, un panel dedicato all'Europa e all'Europa nel contesto globale, quindi alla sua importanza, alla sua minore importanza, con uno sguardo specifico che è quello degli americani sull'Europa, ma non soltanto, appunto. Proveremo a collocarla nelle questioni principali del nostro tempo. Non sarò certamente solo, a fianco a me l'avrete già riconosciuto, c'è il generale Fabio Mini, che è venuto a trovarci di persona, e di questi tempi è gesto raro, quindi lo ringraziamo a maggior ragione. Impossibilitati ad essere con noi, altrimenti anche loro sarebbero qui. Sono con noi appunto lo storico inglese Jeremy Black, collegato dalla Gran Bretagna, che ringraziamo, e il collega, oltre che amico, Jacob Shapiro, che invece è collegato con noi dagli Stati Uniti, analista geopolitico, fondatore di Perch Perspectives, che ci saluta in questo momento con saluto romano, come avete visto, che in realtà è un saluto militare, ovviamente. Grazie a Jacob per essere con noi. Quanto conta, dicevo, l'Europa oggi? Proviamo a capire di che cosa parliamo, perché l'Europa è al centro di molteplici discorsi quando si tratta di stabilirne la rilevanza sullo scacchiere internazionale. L'impressione che abbiamo è che l'Europa sia diventata una sorta di continente di minore importanza. Ce l'hanno detto più volte, viviamo nel secolo asiatico, beati noi, si capisce bene perché, ma questa è la realtà che ci è stata raccontata più volte. Dunque, tutto ciò a cui assistiamo è di fatto in preparazione ad uno spostamento che è già nei fatti verso Oriente delle dinamiche geopolitiche strategiche, quindi alla loro rilevanza spostata tutta verso Est, che se non è già avvenuta in assoluto è comunque un processo in corso che non può essere arrestato, eccetera, eccetera. Il che potrà anche essere vero, chissà, in prospettiva futura, e potrà essere vero soprattutto in prospettiva economica. Qualcuno potrebbe anche aggiungere, beh, vista la demografia, l'assurdo è attuale, anziché immaginarlo verso il futuro. Ovvero, considerata la componente demografica dei paesi che compongono l'Oriente e l'Asia in particolare, immaginare che questi non abbiano in forma accumulata semplicemente il PIL più grande del pianeta è irrealistico. Ma è veramente questo il punto? Perché poi la geopolitica in questo senso ci viene incontro nella sua natura anche molto semplice e spietata, perché non è la grandezza economica a stabilire l'importanza di un continente. Non può esserlo. E non è neanche la grandezza demografica tout court, perché poi per determinare qual è l'oggetto del contendere e quindi qual è il luogo del pianeta più importante per la potenza, detto in termini più semplici, quale continente o quale territorio del pianeta bisogna dominare per essere la prima potenza del pianeta? Beh, questo non dipende né dall'economia né dalla demografia e basta. La demografia, ad esempio, non può essere, ne parlavamo anche venerdì mattina durante l'incontro con le scuole, non può essere semplicemente una questione quantitativa, deve avere una matrice qualitativa, cioè deve avere delle caratteristiche che vadano oltre il semplice numero. Ancora più semplicemente, non basta essere in tantissimi per dominare il pianeta. Non è mai stato così. Della popolazione conta molto di più l'età mediana, conta di più la disciplina sociale, l'inclinazione a sopportare i sacrifici richiesti dalla potenza, le capacità tecniche della popolazione, ma ancora di più la sensibilità, spesso imperiale, che una popolazione deve avere, l'idea, a volte anche velleitaria, di meritarsi un ruolo nel pianeta. E oltre all'economia conta la propensione, ad esempio, a fare la guerra, o le capacità culturali, il prestigio che una certa collettività possiede e che può donare ad un egemone nel momento in cui la conquistasse, per informazioni citofonare romani nei confronti dei greci. E allora, fatta tutta questa premessa, qual è il territorio del pianeta che è necessario possedere se si vuole essere la prima potenza del mondo?
I fatti del nostro tempo ci vengono incontro e ce lo spiegano direttamente. Se è vero come è vero che tuttora la superpotenza globale resta l'America, cioè restano gli Stati Uniti, beh, gli Stati Uniti sono ancora, vedremo per quanto, il primo paese del pianeta come potenza, dominando certamente l'Europa, ma non dominando l'Asia. E allora c'è qualcosa che non torna. Se l'Asia è il primo continente del mondo, com'è possibile che la prima potenza del pianeta non ne domini il territorio? Sì, gli Stati Uniti sono in Asia una potenza che contiene la Repubblica Popolare, ma non sono il dominatore assoluto del continente, non lo è neanche la Cina, ma non lo sono nemmeno gli Stati Uniti. Mentre di certo gli Stati Uniti sono in maniera indiscussa il paese perno del continente europeo e il dominatore del nostro spazio. Dunque la geopolitica che ci arriva in soccorso ci racconta come l'attuale contesto ancora dominato nella potenza dall'Europa, più semplicemente per dominare il pianeta, per essere nel perno, senza Europa non si può fare. Se gli Stati Uniti perdessero il controllo sull'Europa non sarebbero più la prima potenza del pianeta, che poi ne dicano i cantori del secolo asiatico. Forse sarà così tra qualche tempo. Oggi così non è e non può essere. E i cinesi, che lo sanno molto bene e che credono molto poco alle fantasie del secolo asiatico, salvo spacciarle per raccontare la propria di potenza, ma poi in maniera molto concreta non credendoci, quando pensano di insidiare l'egemonia americana seguono due direttrici. Una è quella marittima, inevitabilmente, per scardinare la globalizzazione americana, che tutto è, ma semplicemente è il controllo dei mari e degli oceani da parte della marina statunitense. E l'altra direttrice è arrivare in Europa. Le vie della seta, le nuove vie della seta, in fondo ci raccontano esattamente questo. Sono da un lato un tentativo di sottrarsi all'egemonia marittima americana, soprattutto andando via terra, sebbene abbiano anche una direttrice marittima che è più fantascientifica in alcuni casi, almeno ad oggi, di quella terrestre, ma quella terrestre arriva esattamente in Europa. Cioè le nuove vie della seta non rimangono in Asia, non potrebbero. Puntano alla Germania in particolare, puntano all'Europa, sia quelle terrestri che quelle marittime. E lo fanno in maniera inevitabile. E allora è come se noi dovessimo immaginare quanto capitava all'Italia durante le guerre di Europa di qualche secolo fa, quando le principali potenze del pianeta si contendevano il dominio sul nostro continente conquistando l'Italia. E l'Italia non era inevitabilmente una potenza, ma era il territorio decisivo per dominare il continente europeo. E dobbiamo immaginare oggi il medesimo fenomeno riguardante l'Europa, che noi consideriamo sottoposta all'egemonia asiatica, che non esiste, ma che resta ancora il territorio dove le principali potenze del pianeta, potremmo metterci anche la Russia, e sarebbe troppo scontato, si contendono lo scettro di dominio del globo. Questo ci capita sotto gli occhi, attraverso le vie della seta. Perché allora gli americani vivono una certa divaricazione nei confronti del continente europeo, negli atti e nelle parole? Cioè ci hanno raccontato di volersi concentrare altrove, segnalano un disimpegno nei confronti del continente europeo che oggi appare visibile, almeno nella propaganda statunitense, eccetera. Perché sono davanti, gli americani si intende, a qualcosa che non hanno conosciuto durante la Guerra Fredda. Cioè durante la Guerra Fredda era tutto molto più semplice. Il continente decisivo era, come oggi, il continente europeo, non c'erano discussioni a differenza di oggi, quindi era già più semplice stabilirlo, anche senza un particolare e sofisticato occhio strategico. E il principale nemico degli Stati Uniti, ovvero l'Unione Sovietica, insisteva proprio sull'Europa, su quello che per noi è il confine orientale dell'Europa e quello occidentale per i russi. Era tutto molto semplice. Si sapeva, lo sapevano gli americani, lo sapevano i sovietici, che la battaglia tra i due poli, sebbene poi si riverberasse in tutto il globo e avesse dei conflitti per procura e non soltanto in giro per il pianeta, aveva come fronte decisivo la cortina europea. Quindi il movimento degli Stati Uniti nei confronti del continente era più semplice. Lì è il continente più importante, lì c'è il nemico principale, lì si decide la partita. Oggi la divaricazione, dicevo, lo iato fra l'importanza del continente, l'atteggiamento americano ed anche una certa confusione americana al riguardo deriva dal fatto che il principale nemico degli Stati Uniti non si trova in Europa,
ma si trova in Asia. E questo allarga la proiezione strategica americana e la disperde inevitabilmente. Oggi, essenzialmente, il grande dilemma degli Stati Uniti è come fare a contenere e soffocare l'ascesa della Cina senza perdere l'Europa. È tutto qui. Il principale dilemma strategico americano è questo. Che cosa può succedere se, come giustamente provano a fare i cinesi, si rompesse il fronte europeo e gli americani dovessero dedicare molte risorse anche all'Europa? Per loro sarebbe un guaio vero. E questa storia, quella di vedere con confusione, ma inevitabile, legittima, il passaggio tra il territorio che resta più importante del pianeta, ma dove non c'è il nemico principale che sta dall'altra parte del pianeta e punta però al territorio europeo per scardinare l'egemonia americana, si incrocia con l'ultimo punto che tocco prima di lasciare la parola agli altri relatori, che è quello riguardante la Russia. Ovvero, l'Europa non solo ha dentro di sé il tentativo cinese di inserirsi nell'egemonia americana andando laddove questa più è decisiva, cioè da noi, ma c'è anche la Russia al confine dell'Europa. Perché uno dei punti, ne discuteremo domattina in un altro panel proprio dedicato alla Russia, perché se la domanda decisiva, dicevo, della strategia americana è come soffocare la Cina senza perdere l'Europa, il quesito immediatamente successivo, qualcuno sostiene altrettanto importante, è che cosa fare della Russia. Qui la grammatica strategica verrebbe incontro in maniera molto semplice agli Stati Uniti. Se hai due nemici da affrontare, devi giocare il più debole contro il più forte. Non c'è scelta. Non puoi affrontarli contemporaneamente. Perché allora gli americani non lo fanno? Qualcuno può dire perché sono scemi. Può essere una risposta. Ma evidentemente non può esserlo nella realtà. Si potrebbe aggiungere perché hanno imparato a trattare i russi soltanto come nemici nella propaganda e nella realtà e non riescono a trascendere questa sindrome, questo complesso. È una parte della realtà sicuramente, ma la ragione è che nella sensazione americana in riferimento al nostro continente, che se qualora aprissero alla Russia avrebbero grandi difficoltà a controllare il continente europeo come oggi, perché la Russia, privata dello stigma di grande nemico e quindi libera di muoversi sul territorio, di intendersi con i paesi europei, costringerebbe perlomeno, nel migliore dei casi, gli americani a dedicare ulteriori risorse ad un continente che è molto pacificato dal loro punto di vista, al punto da scambiarle in alcuni casi come meno rilevante. Però la Russia non si può aprire per il nostro continente. Quindi siamo davanti ad un contesto di questo tipo in cui c'è una sorta di asimmetria tra il nemico più grande che è dall'altra parte del mondo e il territorio decisivo per dominarlo, il mondo che è ancora qui, con gli americani che a volte tendono anche a confondersi sui due piani, ed è perlomeno comprensibile. Al punto che, immaginando la Russia come principale nemico, all'inizio degli anni 2000, principale nemico si intende in Europa, proprio per tenerla lontana dal territorio, all'inizio degli anni 2000, quello che era allora il ministro della difesa statunitense, Donald Rumsfeld, si inventò, lui poi avrebbe spiegato in maniera involontaria, dicendo non volevo dirlo, ma coniò questo termine che è una sorta di dicotomia tra vecchia Europa e nuova Europa. Cioè Rumsfeld all'epoca, siamo nel gennaio del 2003, gli Stati Uniti che si apprestavano ad invadere l'Iraq e cercavano il sostegno delle nazioni europee per la loro impresa, sostegno soprattutto strumentale, di uomini da inviare in Iraq, trovarono una discreta, direi più che discreta, freddezza da parte soprattutto di francesi e tedeschi. E allora Rumsfeld, con tono spregiativo, definì quella la Old Europe in inglese, cioè la vecchia Europa, senza nominare mai la nuova Europa direttamente, che però spiegò nelle sue parole essere l'Europa centro-orientale che allora sosteneva fortemente invece l'invasione americana e che soprattutto ancora oggi è nelle intenzioni statunitensi, quella parte più coccolata del continente. Noi abbiamo dedicato il festival agli occidenti contro. Ecco, se c'è un occidente che contro gli Stati Uniti non è e non ha la contrarietà americana è proprio l'Europa centro-orientale, perché dipende dagli Stati Uniti, almeno nella percezione per la sua sicurezza in funzione antirussa. E quindi divenne la nuova Europa. La definizione di Rumsfeld fu talmente fortunata in termini di popolarità, si intende, non in termini strategici, che nel 2003 la parola Altes Europa, anzi le due parole, vecchia Europa in tedesco, divennero
espressione dell'anno in Germania, furono votate come espressione dell'anno in Germania. Ecco, anche questo, questa distinzione tra un'Europa, quella occidentale, che oggi si immagina perlomeno con un margine di manovra maggiore nei confronti degli Stati Uniti, da cui gli occidenti contro di questo festival, ed una cosiddetta nuova Europa, che è poi l'Europa centro-orientale, che invece resta appiccicata agli Stati Uniti, ci suggerisce ulteriormente quanto sia complesso il rapporto fra Washington e il nostro continente e quanto spesso tendiamo a sottovalutarne l'importanza negli schemi strategici d'oltreoceano, non solo, e quelli li sappiamo riconoscere, nei nostri confronti, ma proprio a livello di concentrazione di potenza in senso globale. Con questo mi fermo, l'idea è di dare dopo di me la parola a Jeremy Black, che quindi ci racconterà in un 15 minuti l'impressione che si ha oggi dell'Europa vista dal Regno Unito, per poi passare invece a Jacob Shapiro, che tornerà sugli argomenti americani in riferimento all'Europa, e poi lasciar concludere il generale Mini. Quindi lascio la parola a Jeremy Black e vi ringrazio. Grazie mille. Mi dispiace veramente non essere a Genova. L'ultima volta che sono stato era nel 1979 e mi sarebbe piaciuto moltissimo tornarci. Vorrei cominciare dicendo che per tutti i paesi, non importa se parliamo della Gran Bretagna, degli Stati Uniti, dell'Italia, ovviamente, il concetto di avere un'unica visione o un'unica cultura strategica è ovviamente un concetto profondamente sbagliato e problematico, perché tutti i paesi sofisticati, compresi quelli autoritari come la Cina o la Russia, ovviamente presentano una diversità di punti di vista, una diversità di punti di vista da un punto di vista pubblico, ma anche una diversità in privato, diciamo così. Quindi, per darvi un esempio, il primo relatore, Dario Fabbri, secondo me ha dato un'eccellente presentazione quando si parlava appunto del punto di vista americano. Quando noi pensiamo agli Stati Uniti strategicamente, la Marina americana ha ovviamente un punto di vista molto diverso dall'esercito americano, e nel 2000 la Marina americana, per esempio, nel 2000 era pronta ad un conflitto con la Cina, l'esercito era pronto ad un conflitto con l'Iran e con l'Afghanistan. Quindi il punto che vorrei fare è che la geopolitica, e ho scritto un libro, ecco, faccio un po' di pubblicità, la geopolitica così come la strategia non è una considerazione astratta e non politica, bensì è profondamente politica. E quelli di una certa generazione che si ricordano della guerra fredda, e quelli che per esempio sono più giovani si ricorderanno del decennio dopo la guerra fredda, possono avere effettivamente delle visioni molto diverse, quelli da sinistra possono avere delle visioni geopolitiche e strategiche molto diverse rispetto a quelli che sono alla destra, e lo stesso vale per il Regno Unito, così come qualsiasi altro paese. Ovviamente, come voi ben sapete, noi stiamo vivendo un dibattito molto ampio per quanto riguarda i rapporti con la Gran Bretagna e con il resto di quello che è il resto dell'Unione Europea. Ora siamo fuori, come voi ben sapete. Ecco, ovviamente sappiamo che il referendum è finito con i sì molto vicini ai no, e sappiamo per esempio che la Scozia ha votato, per esempio, c'è stato un referendum in Scozia che di nuovo ha votato di rimanere con l'Inghilterra, ma se ci fosse adesso un altro referendum probabilmente la Scozia vorrebbe staccarsi. Quindi non c'è un punto di vista unito, e anche tra i due partiti principali, i conservatori e i laburisti, anche all'interno di ognuno di questi ci sono punti di vista molto diversi per quanto riguarda la politica, la strategia e ovviamente la geopolitica. Quindi, dopo questa introduzione, diciamo, vorrei parlare un pochino più in specifico di quello che possiamo parlare del problema dell'Europa. Al momento l'Europa
diciamo che forse è la cosa un pochino più semplice da analizzare, perché abbiamo l'Unione Europea che definisce l'Europa stessa, però da un punto di vista storico non c'è una definizione così semplice dell'Europa. E effettivamente fino ad oggi il paese più grande in quello che è l'Europa geografica non è membro dell'Unione Europea, e cioè la Russia. E il Fabri ha parlato appunto come la Russia è separata dall'Europa, ma in termini geografici e geopolitici diciamo la Russia fa parte dell'Europa. Forse non ci può piacere, non ci piace uno stato di questo tipo, però effettivamente la Russia fa parte dell'Europa. Ci sono altri paesi, per esempio l'Albania, la Bulgaria, la Serbia, la Macedonia, invece per esempio facevano parte dell'impero ottomano e erano sotto il dominio musulmano, e potremmo dire che fossero meno europei rispetto per esempio alla Russia, che è la Russia dove c'è la religione cristiano ortodossa. Per esempio, possiamo prendere proprio questa idea dell'Europa culturale cristiana, e se pensiamo appunto che l'Europa è basata proprio sulla cultura cristiana, possiamo dire che città come Genova, Napoli fanno tutti parte della cultura occidentale, ma lo stesso vale per paesi lontani, per esempio potrebbe essere per esempio New Orleans o altri paesi facevano parte della cultura occidentale su queste basi, mentre altre città europee come Sofia per esempio non erano parte della cultura europea. Quindi che cosa intendiamo per cultura occidentale europea? E adesso forse io mi ricordo per esempio una lezione che ho sentito da parte del patriarca di Costantinopoli, che diceva che la visione greco-ortodossa dell'Europa è stata cacciata dall'Occidente, è stata allontanata dall'Occidente, e è stata creata diciamo un altro tipo di idea di Europa. Adesso io ovviamente non sto criticando tutto questo, ma quello che sto dicendo è che c'è una diversità di Europe a disposizione, quindi bisogna fare molta attenzione nell'ipotizzare che ce ne sia solo di un tipo. Quindi adesso, parlando della politica del governo inglese, è giusto dire che a seguito del referendum al quale hanno avuto un risultato che non volevano, e infatti il desiderio era rimanere in Europa, però avendo avuto questo risultato adesso nei cerchi ufficiali l'idea è che gli inglesi dovrebbero impegnarsi ancora di più per far sì che gli altri aspetti dell'europeità di cui l'Inghilterra fa parte vengano rafforzati. Per esempio abbiamo parlato per esempio della minaccia russa, si dice appunto che la Gran Bretagna dovrebbe svolgere un ruolo ancora molto più forte per esempio all'interno della NATO, nel supportare paesi come la Estonia per esempio a contrastare la forza della Russia, anche se non sono più parte dell'Unione Europea. E ci sono altri paesi europei, per esempio la Norvegia o la Svizzera, che non sono membri dell'Unione Europea eppure fanno parte dell'Europa. Quindi per quanto riguarda il pubblico, l'opinione pubblica inglese, penso che sia giusto dire che l'opinione pubblica si interessa principalmente a temi di tipo interno, nazionale, e questo ovviamente è stato accelerato e aggravato anche dalla crisi del virus del Covid, e ovviamente rafforzato anche dai problemi che noi probabilmente avremo per quanto riguarda una possibile recessione economica a seguito del Covid. Quindi la persona media inglese non sa veramente molto cosa succede nell'Europa continentale, e se veramente
ci preoccupiamo dell'Europa continentale, ci sono moltissimi temi molto interessanti, quelli della stabilità in alcuni paesi, instabilità in altri paesi, per esempio grosse difficoltà nella Spagna, per esempio nel creare un sistema politico stabile, e gran parte degli inglesi effettivamente non capiscono proprio tutto questo e ne sanno anche ben poco. Quindi quello che è importante è, è una situazione in cui non ci sia un'ostilità intrinseca nei confronti dell'Europa, anche se hanno deciso di andarsene, ci sono delle incertezze politiche su quello che potrà succedere, sulle conseguenze, c'è effettivamente un grosso problema per quanto riguarda il rapporto con la Scozia, ma ovviamente un eventuale allontanamento della Scozia potrà creare ulteriori instabilità. E poi c'è questo senso di declino, ma per gran parte delle persone questa sensazione di declino è stata sentita già da parecchi decenni, non è qualcosa di nuovo, e potremmo dire che non è soltanto un singolo episodio, ma è qualcosa che dura già da molto. Infine, Fabri all'inizio ha fatto un commento molto interessante per quanto riguarda il rapporto delle politiche tra l'Europa e gli Stati Uniti. E penso che sia importante sottolineare che negli Stati Uniti da molto tempo c'è stata una forte divisione per quanto riguarda l'importanza tra Asia e Europa. Questa è una cosa nuova, questa non è dovuta soltanto dall'ascesa economica della Cina, per esempio se noi pensiamo al 1941-1942 i politici americani discutevano per esempio se volevano avere, per esempio volevano dedicarsi all'Europa e per esempio lottare il Reich oppure dedicarsi alla situazione in Cina, in Asia. E per esempio a seguito della spedizione in Giappone degli americani a metà del 1900, poi il supporto degli americani per una politica cinese, l'occupazione americana della Filippina dopo il 1888. Comunque si può dire che l'America ha sempre ritenuto che non dovrebbe essere limitata nelle proprie nel scegliere o Europa o Asia, e penso che proprio questo atteggiamento sia proprio quello che sta succedendo adesso in America. Ci sono molti circoli politici americani che pensano proprio questo, e quindi sarei d'accordo con Fabri che ovviamente la posizione e il punto di vista dell'Europa, dell'America nei confronti dell'Europa è molto importante, ma che comunque c'è anche questa visione che gli europei dovrebbero impegnarsi di più per quanto riguarda la propria difesa, la propria protezione della stabilità nella propria area. E come ultimissimo punto, qual è l'importanza della Gran Bretagna nei confronti degli Stati Uniti? L'importanza dell'Inghilterra è diminuita negli Stati Uniti e si basa sull'idea che per gli americani le uniche potenze effettivamente in Europa sono la Francia e l'Inghilterra. E al momento l'interesse della marina americana, che è in una situazione di conflitto nella Cina, cerca di pensare fino a che punto gli europei potranno aiutare da un punto di vista di forza navale per poter contenere per esempio la Russia. E questo è effettivamente l'ultimo punto che voglio dire. Come ha detto correttamente Fabri, i grossi cambiamenti geopolitici negli ultimi 20 anni è stato l'avvicinamento tra Russia e Cina. E proprio negli anni 70 dello scorso secolo
era dovuto alla capacità di uscire dalla guerra del Vietnam, e questo ha creato una situazione nella quale la Cina era allineata dell'Occidente, i sovietici erano relativamente isolati, e in questo caso siamo riusciti ad avere una geopolitica abbastanza benigna alla fine del XX secolo. E uno dei grossi problemi è quello però di riuscire a sostenere anche adesso questo sistema, ed è uno dei principali problemi che abbiamo adesso. Comunque, se siete interessati e se leggete anche in inglese, potete anche leggere il mio libro. Grazie. Grazie al professor Jeremy Black anche per i consigli per gli acquisti che riceviamo con piacere, con la promessa di leggere i libri che ci ha consigliato, peraltro. Mi sembra ci siano almeno, tra i molti punti interessanti che il professore ha sollevato, ce ne siano un paio, se non tre, che poi voglio girare a Jacob Shapiro, che adesso parlerà immediatamente dopo di lui. Innanzitutto è interessante che un inglese ci ricordi che la Russia è Europa. Siamo quasi davanti ad un inedito. Non so quanti connazionali Jeremy Black la vedano esattamente alla stessa maniera, dubito non moltissimo, perlomeno non la maggioranza. È altrettanto interessante, come abbia ricordato, guardando al passato, quanto il dilemma tra il mantenimento dell'attenzione americana sull'Europa si sia poi declinato in quanto dilemma per l'appunto anche sull'Asia. Cioè c'è sempre stata questa discrasia, questa sorta di inevitabile schizofrenia tra l'impiego di risorse statunitensi in Europa e in Asia. Però, e qui giro un paio di domande a Jacob Shapiro per sentire la sua opinione. Io raccontavo all'inizio del mio intervento oggi l'Europa come qualcosa di molto simile all'Italia del XVI secolo, quando era impossibile dominare l'Europa per le potenze europee senza dominare il nostro paese. Quando la Francia, il Sacro Romano Impero, la Spagna scatenavano guerre ai noi, alle nostre latitudini, per poi dominare il mondo. E chiedo quindi a Jacob, prima domanda, è possibile, sarebbe meglio, mettiamola a condizionale, per gli Stati Uniti sarebbe possibile dominare il pianeta se perdessero il controllo del continente europeo, con non soltanto le caratteristiche di estrema sofisticatezza ancora tutt'oggi economiche, tecniche, ma anche di prestigio, di cultura, che non possiamo nasconderci. Il dominio, la supremazia sull'Europa conferisce tuttora. Ad esempio i cinesi ce l'hanno molto bene in testa, ma quanto gli americani, anche riallacciandomi a ciò che diceva Jeremy Black, quando dice, beh, gli americani sono andati nelle Filippine, l'hanno rese colonie, peraltro, hanno proseguito la loro marcia verso Oriente, sono intervenuti nella Seconda Guerra Mondiale tanto contro il Giappone quanto contro la Germania, anche contro di noi, potremmo aggiungere, ma potrebbero essere in cima al pianeta mantenendo semplicemente l'Asia, qualora ci riuscissero? E la tua domanda è questa, ancora per Jacob. Raccontava professor Black come a suo avviso ci sia stato un avvicinamento più o meno decisivo, o perlomeno molto importante, fra Russia e Cina. Io credo, e per questo voglio sentire la sua opinione, che ci sia una certa certezza nei circoli americani nella convinzione che russi e cinesi, anche volendo, amici e amici non potranno essere mai, non solo perché sono imperi confliggenti, anche gli Stati Uniti e la Russia e la Cina in tre sono tre imperi confliggenti, ma proprio perché confinanti. Cioè mediamente i russi, come previsto anche qui dalla grammatica, se devono scegliere, inevitabilmente scelgono l'impero più lontano, che sono gli Stati Uniti. Non si sceglie mai l'impero confinante sul piano strategico, perché l'impero confinante non scomparirà mai, mentre gli Stati Uniti un giorno, chissà, auguriamo all'America lunga vita, fra 500 anni non sarà più in grado di proiettarsi in questo modo in Asia. Quindi vorrei la tua opinione, Jacob, su questi due grandi temi. L'America può rimanere in testa al pianeta perdendo l'Europa? Ed è vero, come è vero, che gli americani sono convinti che in fondo la Russia con la Cina non si potrà alleare mai, e dunque il tempo gioca dalla loro parte? Thank you, Dario. Grazie Dario, è bello essere con voi. Mi dispiace non poterci essere di persona,
Dario, prima di rispondere alle tue domande e ad alcune anche delle cose dette da Jeremy, vorrei un attimo tornare a qualcosa che tu hai detto proprio parlando dell'Europa, quando hai detto che il motivo per cui gli Stati Uniti non possono allearsi con la Russia contro la Cina potrebbe essere perché gli Stati Uniti semplicemente sono stupidi, e tu stesso hai detto questo non è realistico, è una spiegazione irrealistica. Mi dispiace informarti che invece siamo pieni di stupidi e che quella potrebbe essere un'ottima spiegazione invece. Anzi, davvero, seriamente, la maggior parte delle grandi tragedie politiche del mondo sono accadute proprio a causa di stupidi errori, perché alcuni politici stupidi hanno fatto errori stupidi e magari anche perché magari non hanno compreso fino in fondo i loro nemici. E io non penso che possiamo del tutto rigettare questa possibilità, soprattutto in un momento in cui gli Stati Uniti sono così assorbiti da se stessi in questo momento. Per quanto riguarda le due domande che mi hai fatto, possono quindi, allora per me è una novità che gli Stati Uniti abbiano dominato il mondo in assoluti. Il motivo per cui gli Stati Uniti sono diventati un'entità così potente, secondo me, è perché non hanno voluto dominare il paese, hanno sempre cercato di creare un ordine e una stabilità facendo sì che i paesi che partecipavano a questo ordine, a questa stabilità, ne traevano beneficio. Una tendenza molto, molto angosciante al momento nella politica estera degli Stati Uniti è che adesso gli Stati Uniti hanno ricominciato a pensare in termini imperialistici, cioè che l'idea è che gli Stati Uniti dovrebbero governare il mondo. E questo è un errore, perché se gli Stati Uniti continuano a fare tutto quello che dicono, e non penso che lo faranno sinceramente, ma gli Stati Uniti sanno meglio cosa fare rispetto alla Cina o alla Russia, ma gli Stati Uniti hanno sempre dovuto essere un progetto politico diverso, sono nati da una rivoluzione contro certi approcci. Quindi gli Stati Uniti stanno prendendo decisioni, cioè se prendono decisioni per dominare il mondo, secondo me hanno già perso. L'altra domanda che mi hai posto riguarda proprio l'avvicinamento fra la Russia e la Cina, un possibile riavvicinamento, e come e cosa ne pensano i politici americani. Io non faccio parte dei fautori della politica americana, ma penso che la Russia e la Cina siano alleati molto a disagio fra loro, molto improbabili, perché proprio come diceva anche Jeremy, da un punto di vista cinese la Russia è assolutamente un paese europeo, e ricordiamoci che tra l'altro hanno anche dei territori che i russi gli hanno tolti, quindi ricordiamoci che questo proprio è basato anche su alcune decisioni strategiche cinesi. Detto questo, il modo in cui gli Stati Uniti hanno detto chiaramente la Cina è un puro rivale e la Russia è sono rivali alla pari, cioè Cina e Russia sono rivali alla pari, quindi non è nessuna alleanza può durare assolutamente. Ho tenuto ieri proprio un podcast che si concentra proprio sulla storia della rivoluzione americana. 200 anni fa io e Jeremy saremmo stati su fronti opposti, mentre adesso abbiamo uno splendido rapporto. Questo solo per evidenziare che non ci sono relazioni eterne. Quindi anche se la Russia e la Cina non dovessero creare un'alleanza profonda per i prossimi 50 anni, potrebbero però avere una partnership piuttosto comoda per i prossimi 10, e gli Stati Uniti non stanno facendo nulla per prevenire tutto questo, anzi in qualche modo forse lo stanno incoraggiando, e questo penso che sia una delle cose che un'amministrazione Biden aiuterebbe a modificare. Questo è uno dei motivi per cui un'amministrazione Biden si concentrerebbe così tanto, un'amministrazione Biden potenziale dovrei dire, si sta concentrando così tanto sui valori, sulle istituzioni multilaterali e sui diritti umani, perché nell'amministrazione Trump tutti questi aspetti sono stati buttati all'aria, buttati dalla finestra, e più lo si fa e più abbiamo
un mondo geopolitico a somma zero, che quindi farà sì che per gli Stati Uniti perderanno la propria sfera di influenza e la Russia e la Cina potranno lavorare su questo, mentre non sono sicuro che gli Stati Uniti sarebbero in grado di farlo. Questo per rispondere alle tue domande. Poi avevo anche scritto qualcosa e l'avevo anche mandata in precedenza per dare una mano ai nostri interpreti, perché in passato mi ricordo che mi dicevano sempre che parlo troppo velocemente e che talvolta le rendo veramente la vita difficile. Quindi quest'anno ho cercato di rendergli la vita un po' più facile anche mandandogli un po' di commenti scritti e di note. Quindi adesso proverò a leggerne qualcuna, perché comunque sono correlati a quello che Dario hai detto tu stesso, alcune delle cose che hai detto. Il punto principale che vorrei enfatizzare qui è che fra poche settimane negli Stati Uniti si terranno le elezioni presidenziali e normalmente quando si parla di politica estera le elezioni presidenziali negli Stati Uniti non portano normalmente a cambiamenti immediati. La politica estera è in qualche modo forzata da una serie di fattori e i nuovi presidenti di solito devono attendere mesi o a volte anche anni prima di poter cominciare ad apportare modifiche alle politiche dei loro predecessori. E anche allora spesso i presidenti scoprono che tutte le cose che hanno detto che volevano fare in realtà in pratica sono impossibili. Quindi l'ex presidente Barack Obama è un esempio eccellente di quello che sto dicendo. Obama aveva promesso di terminare la guerra in Iraq, di chiudere la prigione di Guantanamo Bay a Cuba e anche di ristabilire le relazioni con la Russia. Al termine della sua presidenza di 8 anni, gli Stati Uniti stavano ancora combattendo l'ISIS in Iraq, Guantanamo Bay era ancora aperta e le relazioni con la Russia erano pessime, come sempre. Talmente pessime che Donald Trump è riuscito ad essere eletto. Quindi la grande virtù della politica estera di Obama sono state la stabilità e la prevedibilità. Lui non è riuscito a fare quello che aveva detto, però è riuscito ad essere un custode della posizione americana nel mondo e dell'ordine internazionale liberale e ha fatto progressi incrementali su aspetti importanti invece che forzare le cose. Questo non è vero, ahimè, dell'attuale presidente Trump. Vi dirò chiaramente, non sono un suo fan. Penso che abbia causato danni irreparabili agli Stati Uniti, sia internamente che all'estero. E penso sia importante che io lo dica chiaramente, di dire che ho questo pregiudizio, prima di poter essere obiettivo ai vostri occhi. Ma quello che sto per dire, tuttavia, non è influenzato dal fatto che a me non piaccia il presidente Trump. La sua visione del mondo è molto differente da quella di Obama. Lui ha demolito molte delle istituzioni, delle burocrazie che sono state responsabili in passato della politica estera americana. E quando lui dice America first, ha una sensazione molto limitata di ciò che sia importante per gli Stati Uniti ed è sia pragmatico che, diciamo, commerciale nell'ottenerlo. Uno dei risultati di questo atteggiamento è che Trump è stato in grado di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale come nessun altro presidente in passato, in particolare nella politica estera. Aveva detto che avrebbe lasciato l'accordo nucleare con l'Iran e l'ha fatto. Aveva detto che il partenariato transpacifico era negativo, che gli Stati Uniti ne sarebbero usciti e l'abbiamo fatto. Aveva detto che avrebbe fatto il duro con la Cina e ha fatto esattamente questo. Aveva persino dire che avrebbe rinegoziato il NAFTA e ha fatto anche questo. Io direi che la differenza fra la politica estera di Trump e quella di Obama è forse la più grande differenza rispetto a quella di qualunque altro presidente americano nel passato. Quindi questo è fondamentale, ricordarcelo in questo festival di Limes, nel momento in cui consideriamo il futuro comportamento degli Stati Uniti, soprattutto nei confronti dell'Europa. Noi abbiamo di fronte due scenari molto diversi e alcune delle questioni cambieranno molto a seconda che vincano Trump o Biden. Ora, se viene rieletto Trump, e sinceramente non ne ho idea, sarò sincero, però se avverrà, le relazioni fra Stati Uniti ed Europa continueranno a deteriorarsi, perché Trump è indifferente rispetto all'Unione Europea, vuole degli accordi commerciali preferenziali per gli Stati Uniti e non ritiene che questo, che la sua forza, il suo atteggiamento duro sul commercio avrà un impatto sulle relazioni fra Stati Uniti e Europa. L'unica salvezza in queste relazioni Stati Uniti-Europa è sotto una nuova presidenza Trump, è che con Trump gli Stati Uniti hanno detto esplicitamente
chiaramente che la Russia è una minaccia. E quindi penso anche che probabilmente cambierà la politica degli Stati Uniti anche nei confronti della Turchia, però è un po' presto per dirlo. Mentre un'amministrazione Biden sarebbe completamente differente. Obama era un grande realista, un pragmatico. Trump è un po' più un tradizionalista che torna a idee di isolamento e anche xenofobia nel suo approccio politico. Biden lo chiamerei più un neoconservatore e c'è un motivo per cui molti ex funzionari della sicurezza e della difesa dell'amministrazione Bush abbiano pubblicamente annunciato il proprio supporto per Biden. Lui chiaramente ha detto di voler tornare, riportare i valori alla ribalta della politica estera e lui non cambierà gli obiettivi principali della politica estera americana. Cercherà comunque di contenere la Cina, di sfidare la Russia, di cercare un certo grado di stabilità nel Medio Oriente, però farà tutto questo in maniera molto diversa. Io penso che con Biden, in particolare sull'Europa, gli Stati Uniti perseguiranno una relazione più stretta con l'Unione Europea e incoraggeranno l'Unione Europea a diventare un'unione più coesa e più efficace. I democratici, se riusciranno a conquistare anche il Senato, potrebbero addirittura gli Stati Uniti finire con l'unirsi nell'Europa anche su alcuni aspetti quali diritti umani e cambiamento climatico. Naturalmente quindi sono scenari molto diversi. Voglio tenere i tempi che mi sono stati assegnati, ma voglio anche rispondere a quanto detto dal professor Black. Ossia, io penso che le relazioni con gli Stati, con il Regno Unito siano ancora molto importanti per gli Stati Uniti. Quando mettiamo insieme i cinque occhi, quello sono ancora il 30% dell'economia globale ed è ancora quindi a livello politico, economico, militare e di sicurezza la forza più forte al mondo e anche geograficamente, soprattutto con il Regno Unito come ancora in questa strategia, è un gruppo ancora strategicamente importante. Se il Regno Unito diventa parte della scena, quindi se dovessimo mostrare, come abbiamo visto che il 58% degli scozzesi vuole l'indipendenza, beh, allora gli Stati Uniti hanno di fronte un qualcosa di molto interessante. Forse la Scozia diventerebbe il sesto occhio, la Scozia potrebbe tornare alla sua politica estera, quella del 1700, quando aveva forti relazioni con la Francia, con l'Europa, beh, non lo so. Però penso che la questione del fatto che le relazioni di come andrà avanti il Regno Unito sia importante per gli Stati Uniti e se Biden dovesse vincere credo che le relazioni con il Regno Unito, con l'Europa saranno molto più stretti e anche gli Stati Uniti aiuteranno il Regno Unito a superare i suoi problemi e a lavorare insieme. E se vince Trump, beh, non lo so. E allora credo che la Germania e la Francia spingeranno per più sovranità, più militarizzazione in Europa e questo significa che il Regno Unito si troverà un po' isolato e si troverà in una posizione difficile perché potrebbe davvero trovarsi in difficoltà e la Cina e la Russia allora sì che si avvicineranno e davvero quindi dobbiamo tenere tutto questo aperto. Mi fermerò qui ma ci risentiamo dopo credo. Grazie Jacob, grazie per il tuo intervento, visto che siamo in un clima di consigli per gli acquisti, hai citato spesso l'anglosfera, sai che io e te abbiamo posizioni diverse al riguardo, ma so anche che tu stai scrivendo un interessantissimo libro sul tema, non so se è in uscita, se vuoi dirlo, siamo ben contenti, immagino nei prossimi mesi, se tu me lo confermi, quindi quando sarà ce lo comunicherai. Nel frattempo io passo la parola al generale Mini, a cui chiedo non soltanto di intervenire su quanto ha ascoltato finora, ma anche di darci un'idea, vista dall'Italia, di che cos'è oggi l'Europa nella grande contesa fra gli attori primari che abbiamo citato, gli Stati Uniti anzitutto, ma la Cina, la Russia. Jacob si è molto concentrato sul ruolo del Regno Unito, lo ha fatto ovviamente anche il professor Black, quindi a lei generale. Grazie mille. Mi sentite perché no, vero? Ah, adesso un po' meglio, grazie. Dunque, sì, è un... ecco, quel... Bravo. Questo? Questo sommario va bene, sei tu il... No, vai, tranquillo.
Innanzitutto un richiamo a di che cosa stiamo parlando, perché quando parliamo di vecchia Europa e nuova Europa, Dario ci ha detto che è un'invenzione di Rumsfeld, in parte è vero, ma tutto sommato non è. È qualche cosa di più e qualche cosa anche di più bello sarebbe stato se fosse stata realizzata una nuova Europa, perché questa era proprio l'intenzione della Carta di Parigi del 1990 ed era proprio intitolata così, Carta di Parigi per una nuova Europa. Parliamo del 1990, nell'anno prima c'erano stati i colloqui di Helsinki in cui si riteneva che ci fosse che fosse il momento e ci fossero anche le opportunità per creare una nuova Europa tutta intera, solidale, pacifica, tutto quello che volete, cooperativa, ma tutta intera. Invece, in questo ha influito molto quello che diceva prima Dario sull'intervento di Rumsfeld, invece gli americani in quel tempo consideravano che la nuova Europa dovesse essere una parte di tutta l'area geografica europea, ma una parte che fosse pro-americana, completamente, senza dubbi e senza se e senza ma. In pratica la vecchia Europa, che era la vecchia Europa che già George Washington, quando fece il suo indirizzo di saluto, quando lasciò la presidenza degli Stati Uniti, disse: attenzione, non immischiamoci noi americani con l'Europa, con la vecchia Europa, con i vecchi stati coloniali, perché loro hanno interessi diversi dai nostri. E il nostro interesse è invece essere bilanciati ed esposti e ad aver accesso a tutto il mondo, a tutti gli stati, senza nessuna relazione speciale, compresa e soprattutto in primo luogo con l'Inghilterra, che era la potenza colonizzatrice del territorio americano. Quindi la nuova Europa era una idea, se vogliamo, io l'ho detto che è un sogno, perché noi viviamo anche dei sogni, no? Degli anni 90, con il disfacimento dell'Unione Sovietica, c'erano dei nuovi stati, si poteva costruire sulla base dei principi, degli ideali continentali europei, una nuova Europea tutta insieme, tutti fratelli, come l'enciclica del Papa. Bene. Questa interpretazione americana invece, che prevedeva e tendeva ad avere due Europe, nuova e vecchia, ma poi di più, anche quattro Europe, anche mille Europe, anche più di 10.000 Europe, perché se vediamo, vai avanti un attimo con una cartina, vai avanti, grazie, l'abbiamo detto. Ecco, vecchia Europa e nuova Europa, secondo lo schema americano, doveva essere che la vecchia Europa era quella dei padri fondatori dell'Unione Europea. I valori fondanti, la vecchia Europa non vuole le barriere all'interno del continente, vuole i profitti ovviamente, vuole comandare, non vuole problemi, e poi comunque l'Europa avrebbe, vecchia Europa, seguiva fedelmente gli Stati Uniti, anche attraverso la NATO. La nuova Europa, invece, quella che viene stabilita proprio e anche organizzata tecnicamente, geograficamente e geopoliticamente, non vuole appartenere all'Europa. Si sente addirittura al di fuori del consesso geografico dell'Europa. Non vuole mischiarsi con gli altri paesi europei e soprattutto si vuole mischiare poco, niente, con la Russia, che, come ci diceva appunto il professore, è Europa. E la Russia, lo vedrò fra un attimo, il fatto che sia europea e che sia anche asiatica è diventato un ponte proprio tra una visione continentale che era marginale come quella europea e la versione transatlantica e la dimensione transatlantica, e adesso c'è invece un ponte, un ultracontinente e, se vogliamo, il grande continente eurasiatico che si presenta. Perché? Perché la Russia non arriva fino agli Urali, arriva fino a Vladivostok. E se la Russia e se l'Europa attraverso la Russia arriva a Vladivostok, siamo confinanti con la Cina. È inutile che ci mettiamo a discutere di cose.
per gli interessi, per gli scambi e soprattutto con questo progetto che la Cina, che ha capito qual è la sua funzione con le nuove vie della seta, vuole essere confinante, non vuole essere dominatrice. Io non penso, anche perché i cinesi, se vogliono dominare, non ce lo vengono a dire, non lo fanno neanche capire, ce ne accorgiamo dopo quando abbiamo i carri armati sul cervello, però prima non è che ci annunciano tante cose. Se vai avanti, invece, il sogno, faccio un piccolo inciso: noi adesso abbiamo l'Europa a 27 paesi, la NATO ne ha 30. Voglio dire che quindi la leadership NATO, leadership statunitense in Europa ha più influenza che non quella dell'Unione Europea. Vai avanti un attimo. Noi ci facciamo male da soli, e quando diciamo che l'Europa deve essere unita, perché unita nelle diversità, è una di quelle cose che sono retoricamente belle, ma è stupida. Le diversità in Europa sono talmente tante che non si può essere tutti uniti in quelle diversità. Alcune di esse bisogna convivere con alcune di esse, ma altre dobbiamo ricordarcele e dobbiamo cercare di evitarle. Noi siamo Nord Europa, Centro, Est, Occidente, Sud, tutti diversi. Cristiani, islamici, atei, cattolici, protestanti, tutti i tipi. Siamo attratti, noi nel Mediterraneo siamo attratti verso Nord. Il Nord è attratto verso il Sud, ma come il Grand Tour del 600, del 700, come luogo di vacanza. Tant'è vero che poi nei consessi economici, quando si parla dell'Italia, si parla degli spreconi, di quelli che vivono con il sole, di quelli che cantano, mangiano pizza e suonano il mandolino, e la bellezza archeologica, tutte queste cose che servono soltanto come svago, non come perni politici, come dovrebbe essere. C'è la differenza tra la cultura del lavoro come dovere che abbiamo noi e come dovere che hanno invece al Nord, e invece quella che abbiamo noi, che è un obbligo, una necessità. La cultura del piacere da noi è un peccato, è la trasgressione. La cultura della limitazione da noi è una emulazione, ma talvolta è anche una mimetizzazione, ci vogliamo nascondere dietro gli altri. E soprattutto al Nord, piuttosto che al Sud, l'integrazione è vista come assimilazione, come rinuncia, come impedimento del recupero dei patrimoni culturali originali, delle origini. Noi vogliamo cancellare quello che è il patrimonio degli altri. Guardate, se andate nei Balcani e vedete tutte le guerre balcaniche, ma anche tutte le altre, c'è sempre questo tema fondamentale: vi dovete integrare. I serbi dicevano gli albanesi si devono integrare, in realtà volevano che si assimilassero, anzi, siccome riconoscevano che erano talmente diversi da non poter neanche essere assimilati, non li volevano proprio. E la stessa cosa succede con gli albanesi nei confronti dei serbi o nei confronti di tutti gli altri. Sono cose, sono differenze insanabili che bisogna considerare, bisogna conviverci, ma non si possono tralasciare o mettere nella sfera della retorica, tanto per dirla così. Avanti un attimo. Noi abbiamo delle distinzioni all'interno, qualcuno ha già provato a distaccarsi dall'Europa, se non altro nelle decisioni politiche, e uno di questi, e non sono soltanto Francia e Germania che tentano questa divisione, ma già i quattro paesi del gruppo di Visegrad sono quelli che stanno facendo, cercando di fare politica falsamente e ipocritamente economica, ma la fanno politica vera e propria di divisione dal resto dell'Unione. Vai avanti. Il grande... Siamo un'Europa differente dal punto di vista anche dello sviluppo tecnologico. Guardate le aree verdi e guardate le altre aree. Le aree verdi ad alto tenore tecnologico, e il resto, guardate come siamo combinati.
E qui c'è il sogno, invece, che io ritengo sia anche il sogno americano, quello di vedere l'Europa come l'Europa delle regioni. Guardate che quando io dico che noi ci mettiamo del nostro poi nel favorire la disgregazione, l'Europa delle regioni è un'istituzione dell'Unione Europea che cerca la cooperazione o lo sviluppo delle aree regionali e ha contatti con tutte queste regioni. I finanziamenti con tutte queste regioni. Ora l'Unione Europea che doveva all'inizio essere una federazione europea, il sogno degli Stati Uniti d'Europa, si parlava. Bene, adesso si sta sviluppando invece che con le pressioni degli Stati Uniti e altre, noi vediamo che le parti privilegiate sono le regioni. E l'Europa delle regioni, che ha sede a Bruxelles, è un veicolo perché ciascuna piccola regione non solo attinga fondi comuni, ma dai fondi promuova una identità regionale, minuta, minuscola. Siamo lontani dall'Unione, ma molto lontani. Avanti un attimo. Siamo anche squilibrati e questo può andare avanti. Però noi abbiamo come Europa, e qui ne abbiamo parlato, ne ha parlato anche Shapiro, gli effetti di non solo interni, noi non siamo soltanto noi che abbiamo la memoria corta o abbiamo le idee sbagliate, ma ci sono anche gli effetti esterni. E gli effetti esterni in Europa sono i soliti, quelli che abbiamo già citato. Primo effetto, gli Stati Uniti come influiscono sull'Europa? Bene, gli Stati Uniti influiscono sia politicamente, economicamente e tutto il resto in maniera determinante sull'Europa. Attraverso la NATO influiscono anche in maniera, nei termini politici e quindi di geopolitica di espansione. Dal 1948 al 1960, udite udite, gli Stati Uniti avevano una istituzione, fra l'altro finanziata parte dal governo e parte da organizzazioni private, che promuovevano il federalismo europeo. È fallita per l'opposizione della Gran Bretagna, è stata chiusa nel 1960. Poi, dal quel giorno in poi, le operazioni segrete o le operazioni coperte per continuare a sostenere i gruppi federalisti che c'erano nei vari paesi d'Europa sono passate alla CIA e lì è diventato poi quello che, non so, Five Eyes, Six Eyes, Seven Eyes, non so, qui abbiamo 10.000 eyes che possono venire fuori. Vai avanti. L'affetto degli Stati Uniti quindi è quello che attraverso la NATO influisce e negli ultimi tempi con Trump, con il beneplacito di Shapiro, Trump e i suoi, Mike Pompeo e tutto l'apparato, hanno minacciato, fatto minacce esplicite, ricattato tutti i paesi europei perché non dessero sì retta né alla Russia né alla Cina, ma minacce forti. Le stesse minacce che un mese fa o due mesi fa erano state rivolte a tutti i paesi del Sud America in un lungo viaggio di esplorazione e di minacce di Mike Pompeo da tutte le parti. Questo voglio dire, il presidente Trump ha realizzato le cose che aveva promesso. Sì, è vero. Ed è l'unico presidente americano che ha fatto esattamente quello che diceva voleva fare. Sì, è vero, ma quello che voleva fare era distruggere e ha distrutto. Ma non si è costruito niente. E adesso per ricostruire anche quel poco che andava bene e che è stato distrutto, ci saranno problemi, sempre che si recuperi la volontà di ricostruire. L'effetto Russia. Se l'Europa con la Russia arriva all'Asia, noi abbiamo un mega continente tutto da costruire.
Questa Russia però ha sollevato le ostilità di tutti i paesi baltici e poi non solo, ma anche quelli appartenenti alla ex Unione Sovietica. Bene, ha una cooperazione, e io qui concordo con Shapiro, una cooperazione condizionata con la Cina. I due non saranno mai alleati completi, ci saranno sempre gli interessi comuni a fare da portabandiera, e non solo perché ci sono state delle differenze di carattere ideologico o diverse posizioni o perché sono confinanti, ma non è questo. Il fatto è che i cinesi sono estremamente vendicativi. Ingoiano e poi a un certo punto, quando conviene, vengono fuori. Con la Russia, da partire dalla Seconda Guerra Mondiale, loro hanno sempre ingoiato, hanno dovuto ingoiare un isolamento che è durato 60 anni. E adesso che sono nelle condizioni di poter andare fuori dall'isolamento e addirittura mettersi insieme alla Russia, se lo fanno e se la cosa dura è perché ne guadagnano. Ma ne guadagnano in termini pratici, non in termini di alleanza formale. L'effetto Russia, questo qui potrebbe essere la nuova Europa, vai avanti. L'effetto Russia è però anche vincolato da una cosa particolare, che è l'amnesia storica. Ora, la nuova Europa si ricorda, e i paesi baltici, Ucraina e tutti i resti, si ricordano soltanto della dominazione zarista e i crimini sovietici dello stalinismo. E si ricorda poi della Seconda Guerra Mondiale. La Russia dimentica quelli, però ne ricorda altri. Si ricorda che i lituani, lettoni, estoni, bielorussi, ucraini formarono spontaneamente, senza l'imposizione di nessuno, gruppi di sostegno ai nazisti che assassinarono migliaia di ebrei e di comunisti veri o presunti. Questi massacri i russi se li ricordano. E quando si ricordano anche che quella parte che oggi si vuole chiamare Nuova Europa era in realtà il distretto di residenza destinato agli ebrei dalla zarina Caterina II di Russia, quando acquisì con la spartizione del Granducato di Lituania e della Polonia, quando acquisì quei territori, non se li prese sotto la giurisdizione centralizzata dello zar, ma li destinò a residenza obbligatoria per gli ebrei che stavano lì e per gli ebrei che avevano nella parte russa e che erano secoli che volevano buttare fuori. Quella zona lì, che comprende anche l'Ucraina, guardate, se andate a vedere, si sovrappone esattamente alla zona in cui, tra Ucraina, Donetsk e tutto il resto, quella zona non era considerata territorio della madre patria Russia, ma era un distretto per dei reietti. E oggi le popolazioni che stavano vicine, confinanti con questo territorio, erano le guardie dell'integrità, dovevano essere i guardiani dell'integrità della madre patria che stava oltre il Dnieper e oltre il Don. Bene, queste amnesie storiche, questo fatto che già in quella zona della nuova Europea già è viziata da uno squilibrio territoriale molto antico che non passa. Non c'è popolo che ha la memoria più lunga di quelli slavi. Gli slavi hanno la memoria lunghissima. Ti continuano a dire la storia del re Stefano II, ma voglio dire, non vanno avanti e piangono, perché sono romantici poi, fra l'altro. Si piangono. Bene. L'altro effetto fondamentale in Europa, che influenza moltissimo, è quello della Cina.
la Cina si è avvicinata all'Europa non in maniera molto, molto eclatante, un po' con le manovre politiche, un po' con l'allettamento dei finanziamenti, però quando nel 2011 il presidente Obama ha dichiarato lo spostamento strategico della politica americana dal continente, vecchio continente America, all'Asia, Asia Pivot si chiamava questo spostamento, la Cina ha capito che uno, doveva guardarsi in casa dalle mire americane, due, cosa fare di quello spazio vuoto che intanto si veniva a creare in Europa, e nel 2012, l'anno successivo, ha aperto questo grosso progetto che si chiama 17 più 1, 17 sono tutti i paesi europei e uno è la Cina, e ha cominciato a buttare soldi, a buttare denaro, a fare investimenti. Bene, subito tutti quanti si sono messi, sono spaventati, dicendo ecco, la Cina adesso vuole conquistare l'Europa pezzo per pezzo con gli investimenti esteri. Non è così, e comunque non è andata così, perché dal 2012 al 2019 la Cina ha investito 8,6 miliardi in quei paesi, però ne ha dati 12 miliardi in Finlandia e 10 miliardi in Olanda. Quindi non è la divisione attaccata ai vecchi, ai nuovi paesi. È anche la vecchia Europa che è oggetto di questa attenzione, fra virgolette. Ma l'attenzione è poi comunque calata. Ed è calata già nel 2015, che è ha avuto il picco di investimenti stranieri cinesi in Europa. Da 2015 in poi, fino al 2020 oggi, gli investimenti cinesi in Europa sono diminuiti della metà. Attualmente la Cina si sta ritirando dal punto di vista finanziario e sta però scegliendosi altri partner. Ecco qui le pressioni. Bene, questi sono i paesi prima erano 16 più 1, poi la Grecia si è unita anche a quello. Finiamo qui, smetto qui con la semplice osservazione. Noi abbiamo di che chiedere a noi stessi europei, che cosa abbiamo fatto per formare e per mantenere l'Unione Europea. E ci dobbiamo fare un bel esame di coscienza, perché non abbiamo fatto sempre tutto con correttezza. Però dobbiamo anche chiedere a tutti i nostri amici, alleati, soprattutto gli alleati, quelli nell'ambito della NATO, che cosa loro hanno fatto per impedire che l'Unione Europea fosse una entità politica e anche militare che avesse un peso e potesse essere veramente un sostegno della politica estera e della sicurezza internazionale, e non un peso come oggi ci considerano. Grazie al generale Mini anche per la sua esaustiva conclusione sul senso generale dell'Europa, di come noi la percepiamo. Va detto, a discolpa del povero Rumsfeld, che Rumsfeld non usò mai l'espressione nuova Europa, questo gli va ascritto. In realtà poi parlò soltanto di vecchia Europa, e poi provo anche a dire intendevo vecchia NATO, poi è provato a correggersi, mi sfuggì Europa ma intendevo NATO in un'intervista successiva, quindi Rumsfeld, probabilmente la cosa più interessante che ci ha lasciato sono i known unknowns, di cui spesso era... Scusa, però attenzione, anche lì c'era una continuità, va bene, non solo George Washington aveva detto non immischiatevi con gli europei. Vecchia Europa, ma quando, è appartenuta a molti interlocutori. Ma poi quando nel 2014 la Victoria Nuland ha detto... Sì. Un'espressione che era più colorita. E rimestava le questioni in Ucraina, ha detto quella parolaccia Europe, sì. Fanculo l'Europa. Questa era la cosa. Quindi non è l'espressione o così lo spunto polemico di Rumsfeld solamente, è una caratteristica, è una costante di una certa politica estera degli Stati Uniti. Una costante, la troviamo dappertutto. Allora, se,
se saremo bravi, ma veramente bravi, ci sono altri 5 minuti per voi, per i 3 relatori, partendo da Jeremy Black, in questo intreccio che abbiamo voluto avere. Quindi siamo partiti dall'idea generale, siamo tornati sull'Europa, poi Jacob ci ha ricondotto negli Stati Uniti, il generale ci ha riportato qui. Vorrevo sentire veramente in 5 minuti reali l'impressione del professor Black, anzitutto su quello che diceva Jacob Shapiro, su un futuro anche discretamente funesto che potrebbe riguardare il Regno Unito nei confronti del continente europeo. Al di là della sua impressione, quella di Jacob, che cosa ne pensa lei, professore? Come vede il futuro del Regno Unito nei confronti del continente europeo, dell'anglosfera che Jacob ha citato e a cui crede? Ed anche, questa è la domanda che le faccio io, mi rendo conto che 5 minuti ci vogliono proprio dei flash, come vede la situazione interna al Regno Unito, che a mio avviso è la liability, per usare un termine inglese, principale del Regno, che tutto è tranne che unito in questa fase? Ma sicuramente penso che tutto ciò che abbiamo tirato fuori sia l'incertezza del futuro. È sicuramente una delle cose che io trovo sempre molto irritante sugli storici e sugli accademici in generale, è che spesso ci presentano dei racconti sistemici o strutturali in cui fanno sembrare qualcosa inevitabile, eppure, come tutti noi sappiamo, non c'è nulla di inevitabile, sia a livello individuale che collettivo. Quindi la mia vista, il mio punto di vista personale è che non sappiamo che cosa accadrà in Europa. Penso che il commento del generale sia stato molto interessante, quello proprio sugli stress che ci sono sull'Unione Europea, e mi è piaciuta molto anche il modo in cui ha discusso le tensioni fra il federalismo e il regionalismo, e in qualche modo possiamo vedere la stessa cosa anche nel Regno Unito, che, come ha detto Dario, è ben lontano dall'essere unito da molti punti di vista. Quello che vediamo è proprio questa stessa tensione. E la cosa interessante degli Stati Uniti è che siamo tutti consapevoli dei grossi difetti e delle carenze degli Stati Uniti, e molti di questi ci rendono anche un po' critici nei confronti degli aspetti dell'attuale governo statunitense. Ma la cosa interessante sugli Stati Uniti è che è la democrazia più grande del mondo a non avere tantissimi partiti politici, un partito separatista, come invece avviene in India, che ha una popolazione enorme ma ha un forte partito separatista, e anche in Europa c'è moltissimo separatismo. E quindi negli Stati Uniti invece c'è una situazione che paradossalmente in qualche modo mostra che il sistema funziona. Siamo chiari, siamo consapevoli di, come dicevo, delle carenze, dei difetti, ma la vera forza politica degli Stati Uniti è che un qualcosa che mi dice che gli Stati Uniti hanno un futuro, e non soltanto come una grande potenza militare e come grande economia, ma anche, come ha detto Dario proprio nella sua introduzione davvero molto importante, molto interessante, che noi dobbiamo vedere la politica come forza sottostante. E quindi sia il Regno Unito che gli Stati Uniti, scusate, se gli Stati Uniti Oh, scusate, sia il Regno Unito che l'Europa sono adesso di fronte a delle grosse difficoltà. Sicuramente abbiamo parlato della Spagna, il generale giustamente ha parlato dei Balcani, e ci sono delle debolezze, e adesso concluderò dicendo che questo è sotteso al punto fatto da Dario, cioè che probabilmente l'Europa rimane centrale non tanto perché sia parte della soluzione, ma perché è parte del problema. E il problema è una difficoltà politica più ampia in molte parti del mondo, che si collega all'incertezza delle relazioni fra problemi economici, difficoltà sociali e aspetti politici, un po' questa suddivisione di tutte le relazioni all'interno della comunità, all'interno dell'individuo. E da questa prospettiva io non penso che l'Europa, incluso il Regno Unito, stia facendo molto bene. I politici possono continuare a correre di qua e di là proponendo panacee, nuove idee, nuovi slogan, ma alla fine dei conti non sono ancora stati in grado di convincere i cittadini delle queste varie aree ad accettare
tutto questo come se fosse proprio diciamo l'accordo, l'affare che traiamo da questi accordi. Quindi sicuramente si può negare qualcosa come fanno a volte gli Stati Uniti oppure avere l'approccio della Cina, ma penso che diverse potenze potranno avere difficoltà sia all'interno dell'Unione Europea che all'interno del Regno Unito, e proprio questo li renderà meno in grado di perseguire dei risultati strategici. Grazie, e politici. Professore. Adesso interpello nuovamente Jacob la richiesta di stare nei 5 minuti finali. Mi sembra che sia emerso nell'ultimo intervento del professor Black, quando ci ha spiegato in maniera molto interessante che l'Europa sarà maggiormente il centro del pianeta qualora diventasse ancora di più un problema. E qui si prospetta quanto diceva in precedenza proprio Jacob, nel momento in cui gli Stati Uniti chiedono un maggior impegno dei paesi, soprattutto dell'Europa occidentale, ma non soltanto, sul piano militare, non soltanto, proprio per sottrarre una parte di quel peso imperiale che sentono sulle loro spalle, rischiano allo stesso tempo di aumentare i problemi del continente, anche come raccontava il generale, che ha definito distruttiva nei confronti del continente la politica, l'approccio dell'amministrazione Trump. Quindi quello che ti chiedo, Jacob, è, oltre a sentire velocemente anche un tuo parere su quella, visto che ci raccontavi dell'anglosfera, su quella che poi la debolezza interna del Regno Unito, cioè che cosa succederebbe se ad esempio la Scozia se ne andasse per conto suo, comunque farebbe parte, sarebbe un altro occhio in più, il problema non si porrebbe per gli Stati Uniti o sarebbe un problema? E poi la questione che ha introdotto il professore, a cui faccio riferimento, quanto diventerebbe maggiormente rilevante l'Europa se i suoi problemi agli occhi degli Stati Uniti in assoluto aumentassero? Grazie Dario, grazie a tutti in realtà per commenti davvero eccellenti. Prenderò prima la domanda diretta, voglio essere molto breve. Per quanto riguarda come farebbero gli Stati Uniti con la Scozia o in caso di instabilità del Regno Unito, beh, questo dipende totalmente dal fatto che la Scozia lasci o non lasci. E ovviamente io penso che se si goderà l'anglosfera quale membro a pieno titolo, beh, allora nessun problema, credo. Se il governo britannico invece dicesse no, non potete tenere un referendum e la Scozia lo farà, lo facesse lo stesso, e allora ci troviamo come in Catalogna, beh, allora questo potrebbe creare un problema per gli Stati Uniti, perché non c'è nulla che gli Stati Uniti possano fare in merito, possono semplicemente utilizzare una dei propri alleati principali per gestire i propri interni problemi, e dovrà in qualche modo gestirla, dovrà trovare una via. Non penso che questo accadrà, però il rischio c'è, è intrinseco, non posso più non vederlo. Altri punti che vorrei fare, che vorrei dire: la Germania è estremamente importante e gli Stati Uniti non hanno trattato la Germania come se non fosse importante. Penso sinceramente che la strategia statunitense nei confronti della Germania sotto il presidente Trump sia stata irrazionale, basata più sui personali sentimenti di Trump che non sulla realtà strategica. Penso che Biden cercherà di modificare, di cambiare questo trend, ma comunque Berlino deve comprendere, che non può più contare su Washington, e questo ovviamente cambierà molto la posizione tedesca. Gli Stati Uniti non hanno fatto così in Asia, col Giappone sono ancora strettamente uniti, e penso che l'amministrazione Trump sia stata migliore nella gestione, in qualche modo nel riuscire a tirarsi fuori da trattati e istituzioni che non gli piacciono, ma mantenere alleanze che gli servono. Ha fatto bene in Asia, non altrettanto bene ha fatto in Europa, e quindi la Germania adesso deve iniziare a pensare che può contare solo su se stessa, e questa sarebbe una realtà geopolitica reale. Vediamo come andrà. Poi vorrei dire qualcosa relativa a quanto ha detto il generale. Dobbiamo costruire nuove strutture, e nuove strutture nel nuovo mondo potrebbero, perché le vecchie strutture potrebbero non funzionare più, e chiunque stia guidando deve capire che servono nuove strutture, perché se non ci saranno nuove strutture ci sarà o anarchia oppure una concorrenza a somma zero. E ovviamente
Ovviamente la Francia e la Turchia si guardano dalle due sponde del Mediterraneo come se volessero proprio lottare tra loro, ma sono due potenze importanti della NATO che stanno iniziando a lottare tra loro, e questo per la NATO è un grosso problema. E quindi c'è qualcosa di rotto lì e dobbiamo costruirlo. E per costruire però dobbiamo capire quale sia la minaccia. La NATO ha lavorato in passato, quando la minaccia era l'Unione Sovietica, lì era chiaro, tutti i paesi potevano salire a bordo. Ma adesso qual è la minaccia? Siamo davvero preoccupati che la Cina invada l'Europa? Io sinceramente no, e non dovremmo preoccuparci di questo, ma dobbiamo costruire un sistema internazionale che in qualche modo o fa calare le ambizioni cinesi nel mare cinese, perché quello davvero può avere un impatto sulle vite cinesi, può portare a manovre molto aggressive, e anche in qualche modo far sì che segua le regole dell'economia mondiale. Penso che questo sia più importante, questo porta alla costruzione. Voglio anche dire che ieri sera ho guardato un documento che si chiama 76 giorni, proprio sulla Cina, e quello parla dei giorni di lockdown, e penso che si sia pro-Cina, anti-Cino, guardatelo, non importa quale sia la vostra posizione, ma davvero ci spiega la Cina benissimo. La Cina è un paese estremamente vario, tantissime persone che vogliono le stesse cose che vogliamo noi, e la stabilità politica cinese sicuramente non può vivere da sé. Il modo in cui noi riusciremo a sostenere, il modo in cui noi vediamo che è più questa democrazia in qualche modo antidemocratica continuerà, e più allora mi preoccuperò. E vorrei concludere dicendo che sono rimasto colpito dal fatto che oggi, mentre parliamo, lo so, ci concentriamo soprattutto dell'Europa, abbiamo menzionato gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, l'Europa, ma nessuno ha parlato dell'India. E l'India modellerà il modo in cui il mondo evolverà. L'India è dove la Cina era negli anni Ottanta, quindi se pensiamo al futuro del mondo dobbiamo pensare al ruolo che l'India avrà in questo bilancio di potere, perché questo sarà importante non solo per la Cina ma anche per l'Europa. Ovviamente adesso non abbiamo tempo per andare a fondo su questo, ma penso che dovremo guardare al futuro pensando all'India e a come l'India si inserisce in questo puzzle. Perché il modo in cui lo farà avrà sempre più valore. Grazie anche per l'Europa. Grazie anche per lo spunto sull'India. La conclusione, come promesso al generale, veramente in 5 minuti, la richiesta è la stessa, e le giro la domanda che in un certo senso era di Jacob in riferimento alla NATO. Jacob diceva: durante la guerra fredda il nemico era evidente, era l'Unione Sovietica. Oggi veramente credete che la Cina possa invadere il continente? E la mia domanda è questa, ed è duplice ma è la stessa: qual è oggi il nemico della NATO? E soprattutto, siamo sicuri che la NATO serva ed esista soltanto contro un nemico esterno, o serve agli Stati Uniti per evitare che nascano in Europa eserciti, forze armate concorrenti a quelle degli Stati Uniti? Questo lo chiedo a lei in 5 minuti. Bene, in 5 minuti rispondo, e spero di essere chiaro anche in meno di 5, in 3 minuti. Il nemico della NATO oggi è la NATO. Per cui non c'è niente. Tutto quello che sta facendo la NATO, che a partire dall'allargamento ad est con un programma come era quello della Partnership for Peace, PFP e altre storie, è stato tutto realizzato in funzione di provocazione. Non c'era nient'altro. Provocare nel senso di, non tanto per fomentare qualche grosso avvenimento, ma quello di costruire piano piano, ricostruire piano piano quello che sembrava che venisse meno, che era appunto la paura dell'Unione Sovietica, riprendere quelle cose. Bene, in questo senso la NATO ha fatto una scelta di carattere strategico e politico completamente sbagliata, completamente fuori di senso. Perché? Dice: ma allora è fatta di guerrafondai, è fatta di stupidi che non conoscono né la geografia né la storia. No, la NATO si è sentita in pericolo quando è sparito il nemico vero e certo e acquisito. Si è sentita in pericolo di dissoluzione, si è sentita in pericolo che qualcuno, soprattutto gli Stati Uniti, dicesse: va bene, voi non servite più, arrivederci e grazie, non vi sciogliete. Si è sentita in pericolo, e io ho vissuto gli anni in cui la NATO andava cercando un compito, una missione, perché quella precedente era fallita e non ne trovava una nuova.
E la troverà questa missione? Ma non la troverà, perché dovrà ritornare ai suoi passi e ritornare, come dice Shapiro, a rivedere le strutture anche interne. Se la struttura fondamentale delle relazioni internazionali fra Russia, Cina, Europa, mettiamoci dentro anche l'India, perché è vero, però Shapiro, noi abbiamo già il problema della Russia, il problema della Cina, il problema degli Stati Uniti, il problema della NATO, il problema dei paesi, ci prendiamo ci anche complica la vita India, in maniera terribile. Aspettiamo, rimandiamola ai prossimi 20 anni. E con questo direi possiamo concludere. L'appuntamento è alle 21. Per chi ci sarà o per chi ci seguirà in streaming, alle 21, dicevo, parleremo di Europa, in particolare del mito dell'Europa. Lo faremo con Paolo Peluffo, Lucio Caracciolo e il sottoscritto a moderare ciò che non avrà bisogno di essere moderato. A più tardi.